tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi io ho il terzo episodio di Scartiamo e proviamo i giocattoli. Oggi io vi farò vedere questo, diciamo, colorante che potrà fare delle specie di bolle che assomigliano veramente veramente alle bolle, perché sono come le bolle. Praticamente queste bolle non scoppiano, anche però certamente se ci metti il dito e vai a fondo, a fondo, a fondo, va a finire che scoppiano. Più piccoli fai le bolle, meglio resistono. Più grandi le fai, meno resistono e perciò possono scoppiare facilmente. Però prima di iniziare a provare questo bellissimo giocattolo, o meglio colorante per fare le bolle, qui c'è tutte le istruzioni, passo a salutare Sira Piscopo, Martina Pagano, Sara Spille, Caputo Francesca e Giulia Picchio. Ciao! Un bacione grandissimo per tutti voi, un abbraccio e spero che vi ho accontentato a salutarvi, visto che era da tanto che non vi salutavo. Ciao! E adesso possiamo iniziare. Prima di iniziare però ho una seconda notizia, che per scrivere giù nei commenti il video che potrò fare nel prossimo episodio, dovete usare l'hashtag CharlotteM consigli, così io potrò capire meglio come, diciamo, di che cosa parlate, insomma. E adesso vi spiegherò come funziona questo gioco. Ecco, guardate un po', è venuta la mascotte. Allora, questo gioco consiste in fare delle bolle. Infatti si chiama balla o ball, scritto in una maniera un po' strana, per insomma. Fa tutte bolle colorate, o meglio, io l'ho preso giallo perché è il mio colore preferito, il giallo. Infatti ho le unghie giallo, la maglia gialla, fiocchi e fiocchini gialli, aia, mi sto mordendo, e questo è giallo. Infatti il mio colore preferito è giallo. Comunque ritorniamo ai nostri affari. Questo qui funziona che bisogna mettere in un tubicino questo, diciamo, liquido, che poi bisogna soffiare e fa le bolle, tipo le bolle di sapone. Ma queste non sono bolle di sapone, queste sono bolle di un materiale che non so. Ma comunque sono fatte in Italia, infatti vedete Made in Italy. Queste bolle si soffiano e fanno delle bolle. Più piccole sono, più non scoppiano, perché queste bolle sono le bolle che non scoppiano, sono magiche. No, non sono magiche. È bellissimo. Queste bolle più piccole sono, non tendono a scoppiare. Più grandi sono, scoppiano facilmente. Certo, se le tocchi una volta, quelle grandi non scoppiano, ma magari la seconda volta possono scoppiare. E ti possono scoppiare in faccia. Ma comunque, come a me mi è successo molte volte per la mia sfortuna in certe cose. Ma comunque, possiamo adesso iniziare a aprire il giocattolo e provare. Apriamolo. Fiocco sta facendo una cosa molto importante. Ecco il tubetto. Bel tubetto. Giallo, 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 giallo del mio colore preferito. Aspetta, il tubicino dov'è? Vicino! Ah, ecco. È saltato fuori. Ecco il tubicino di cui vi parlavo per fare le bolle. Qui sopra mettete il liquido, poi da qui soffiate e poi con questo lo mettete. Guardate, voi direte, a che cosa serve questo? Non serve per fare le bolle, o meglio, sì, serve, ma quando vi serve lo mettete qui e lo girate piano piano, ma adesso no perché sennò mi esce tutto.
Lo girate fino a che non vi esce, quando è pochino, sapete, no? E vi esce tutto. Adesso possiamo provarla. Iniziamo. Giallo, 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 il bel colore. Giallo, 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 come il sole. Che c'è di estate? E adesso incominciamo. Prendiamo il tubicino. Mettiamo qui il liquido. Mettiamo il liquidino bellino, giallino. Pensa al giallo, non arrabbiarti. Ok, non resta che soffiare. Certamente non proviamo, certamente forse riuscirà, forse no, non si sa. Ok, mettiamo così. Adesso soffiamo. Oddio, guardate, lo scoppia! Ciao! Guardate, è bella! Lo scoppia! Adesso scoppia per forza. Oh, sembra plastica, ragazzi! Sembra una bustina, non è che così fanno le bustine? Guardate. Wow. E se lo facciamo volare via? No, no, non funziona. Wow. Ragazzi, vi consiglio di comprarlo perché è un gioco bellissimo che potete acquistare in ogni venditore di giocattoli. Proviamo a fargli un altro. Adesso voglio farlo gigantesco! Ah, stava venendo. Avete visto? Il signor Fiocco lo ha rotto con i suoi dentini. Adesso ci riprovo. Mi era venuto gigantesco. Riproviamo. Fiocco, non mi guardare. Fiocco! Lui fa con i denti così. Com'è grande! Charlotte, stavi per romperla. Guardate, è rimasto un po' di giallo il mio colore. Ma non sono più colorate! Ma un po' di giallo almeno è rimasto. È divertente. Guardate, sembra una pera. Fiocco, cosa stai facendo? Ma comunque. Che ne dite se lo scoppiamo? No. Era venuta un'idea folle. Se lo scoppiamo, vi sembra un'idea? È gigantesca. È gigantesca! Adesso lo voglio chiudere come abbiamo fatto prima, ma adesso con attenzione. Dai, ci riuscirò. Ci sono riuscita. Ok.
Questa bolla, o meglio, sembra plastica, è una busta. Oh, è divertente! Guardate, è una busta. Ragazzi, un modo per fare le buste. Fare le bolle con questo gioco divertentissimo che potete acquistare, come vi ho detto prima, in ogni negozio di giocattoli. Guardate, scoppietta! Adesso non scoppietta più. Oh, sembra slime. Ragazzi, questo slime è fighissimo. O meglio, non è uno slime mai per fare le bolle, ma quando avete finito si può usare in due modi, slime e bolle. Wow! Wow! Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Slime, 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 slime.